Io, scusate, intanto vi ringrazio di essere qua e di essere stato invitato qua. Non vorrei spendere due parole tutte dal punto di vista tecnico-neurologico, che forse magari ne avete le tasche piene. Volevo un attimo toccare un po' le corde emozionali, perché la serata i temi sono talmente forti e importanti, e ritengo che il vino sia una componente altrettanto importante, perché fa parte del nostro essere quotidiano, e ritengo sia un'arte, un dare emozione, quindi produrre veramente delle sensazioni. E mai più bella una serata così interessante, con temi così forti e emozionali, con questi magnifici scrittori, giornalisti, credo che il vino ci stia dentro anche da protagonista, insieme al mangiare bene, ma anche il bere bene. Io vorrei qua, al mio fianco, per un attimo, quel signore che gira tra i tavoli con la bottiglia, che non l'ho mai fatto, ma lo devo ringraziare pubblicamente, perché è il modo anche per sigillare una grande amicizia, una collaborazione, che lo ritengo una persona che ha dato tanto al mondo del vino e continua a dare. È un ambasciatore delle eccellenze del vino italiano, lui va a pescare le piccole aziende in tutte le regioni italiane, le scora, cerca di tirare fuori il meglio di queste aziende e le propone. Quindi io veramente, più che a Walter Salizzoni, vorrei fare un applauso a Claudio Ricci. Applauso. Detto questo, tre parole di che non di degustazione questa serata. Siamo partiti con un bollicine fresco, un vino ideale come aperitivo, perché noi lo definiamo un perlage di gioia. È prodotto con dei chardonnay di Alta Collina, nella nostra zona, chi non la conosce, la Alta Valagarina, è la zona che sta a nord di Rovereto e a sud di Trento, sotto quel bellissimo castello che fa di nome Castelveseno, dove chissà, se passate dalle nostre parti, vi invito volentieri nella nostra azienda a degustare i vini dentro e fuori della produzione, e c'è anche la possibilità di soggiornare da noi in un piccolo avventurismo. A Calviano, sotto questa cosa. Vorrei che tu invitassi questa gente appunto a Calviano, e poi vorrei dirgli che lui è riuscito a curarsi una vigna a 900 metri, che è quasi impossibile oggi, con un Gerus Traminer che è tra i più bravi e i più buoni d'Italia. Che però non abbiamo stasera, e immaginiamo, lo prendiamo questa. Non abbiamo avuto il piacere di offrirvi, perché volevo darvelo da aperitivo, poi abbiamo preferito una bollicina, comunque sarà un'altra occasione, ma comunque vi rinnovo l'invito, che per chi vuole, a un bellissimo bed and breakfast, che uno che viaggia in Trentino, diciamo che vuol fare un weekend nel Trentino, ha la possibilità di andare a trovare e veramente trovare le cose che vi stiamo proponendo. Bene, allora completiamo, grazie Claudio, completiamo con il vino che abbiamo servito, che Claudio ha servito, dell'azienda Salizzoni, sull'antipasto, sul primo, e il secondo vino già arrivato nei calici. Il secondo vino è un Brunetta Romano, è prodotto appunto con il vino di Mezza, che fa parte della famiglia di Lombiso, vino leggermente rosato, anche ideale come antipasto, con una buona spalla può accompagnare anche un primo piatto. Dolce Sirpurdo, proponiamo un vino autoctono della nostra regione, un vino che ritengo molto importante e rappresentativo, è Ulla Grain Dunkel, è un vino che si presta molto bene all'invecchiamento, ama un legno in maniera non invasiva, ha una bellissima struttura persistente e nel contempo anche una bella aggressività. E quindi un vino che va bene per un secondo piatto. Io ringrazio tutti della serata e auguro buon proseguimento a tutti voi. Grazie, grazie a tutti, grazie mille. Greta, quando poi possiamo partire per secondi, grazie ancora Greta. Ringrazio Paola Matti, che avevo parlato prima della pittrice. Paola, un applauso per Paola, questa bellissima ragazza che è al nostro tavolo, e per la donna professionista pittrice di Rimini, ci ha onorato con una sua opera. La esponiamo, siamo orgogliosi di avere un'opera di Paola Matti esposta in sala. Vi invito poi a fine serata, con anche le pause, quando ti dà, quando si resta tra i tavoli, anche a vederla da vicino. C'è questo scorso, vedi che la Rimini, che sono percusso dal mare, lo ha nel DNA in qualche modo. E ringrazio Paola Matti per averci portato questa sua opera. E auguro, anzi vi auguro, di averla presto protagonista, Mangia come scrivi, con nove sue opere.
Questo è solo l'antipasto, diciamo così, questo è un piccolo assaggio. Presto spero di avere Paola Amati tra gli artisti di Mangia come scrivi. Grazie ancora Paola Amati, riprendiamo. Grazie mille.